Un salve da Terra Murgiana. Voi vedete il gatto? Si è montato la testa. È una gatta. Non lo so, ha deciso di far l'attrice. Allora si mette lì, vuol dire la sua parola, ha letto già il giornale, mi ha raccontato cosa ha letto, si è fatto un sacco di risate. E no, perché oggi in Italia leggere il giornale si ride. Per le novità molto importanti. Niente meno che la moglie di Berlusconi non ha accettato le condizioni del marito, le vele, no, non le ha accettate, troppo poco. Dato che lei deve vivere, non so, altri 150 anni, allora ha bisogno di assicurarsi un'altra villetta e cose così. Queste sono le cose all'italiano. E tutti i giornali ne parlano. E poi ci sono i fatti fini. Fini non si sa chi l'ha comprato quella casa, perché questo è importante. Chi l'ha comprato quella casa? Se ne vede. E noi aspettiamo di sapere, il popolo, tutti aspettano di sapere cosa diranno i giornali. Ma i giornali chi sono? E i giornali sono i loro. Sono tutti quelli che appartengono ai vari ricchi, i di benedetti, quelli non troppo benedetti, appartengono a loro e che dicono le cose che vogliono loro, ovviamente. E il popolo? Senti, io comincio a diventarmi antipatico, parlo sempre di sto cavolo di popolo, il popolo, i pensionati sociali. No, no, qui mi pare che siamo arrivati al punto dell'India, noi siamo gli intoccabili, non possiamo essere toccati, se no prendono la malattia, se ci tocca il popolo loro si ammalano. Non mi piace per niente questa nazione che sta andando alla deriva. I sindacati? Devono dire nulla. Anche il ragazzo è scocciato, se n'è andato, non gli piace tutto il discorso. Io amo la natura, amo anche gli animali. Il gatto è andato a bere lì perché l'acquedotto pugliese, l'acqua qui non ce la vuole dare. E allora va a bere per i cavoli suoi. E io faccio tento di fare dell'umorismo, perché qui siamo combinati veramente male. L'altra sera è venuto da me mio nipote e aveva per le vacanze, gli hanno dato da fare le solite lezioni che si fanno in vacanza, la storia romana. Mi parlava di chi erano Mario e Silla. Nel 140 avanti Cristo, nel 46, io non c'ero, 146 avanti Cristo, eccetera. E mi parlava, chiedendo a me spiegazioni. In effetti spiegazioni me le ha date lui, perché mi ha fatto pensare. Non è che ci troviamo di fronte a una nuova storia in cui Mario e Silla sono fine Berlusconi. Chi lo sa questo? Comunque lui mi ha fatto la stessa domanda, ha detto non è che sono la reincarnazione di Silla e Mario. Io non è che posso dire se è vero o non è vero, dico soltanto una cosa, che questa società sta diventando veramente pesante. La televisione, apriamo la televisione e sentiamo i fatti, gli unici fatti, Fini e Berlusconi. Poi ci sono quelli del retroscena, le cosiddette comparse, un momento di raccoglimento, perché adesso è venuto anche l'altro, e così danno il cambio, finisce uno di parlare, attacca l'altro. E quindi... E noi siamo obbligati
Ogni giorno si sta diventando monotono. Chi si sta salvando? Come si chiamano quelle? L'export, l'exort, le, diciamo, quelle che fanno così, che ballano. Quelli stanno a posto. Dico, questa gente che frequenta queste belle ragazze, eccetera, non gli è mai venuto in mente che quelle mica amano loro. Quelle amano i soldi. Loro rappresentano per loro il futuro, i soldi, i soldi. Cosa vuole che gliene frega loro dei loro maschi? E poi c'hanno anche i sostituti. Quindi, quelle stanno bene. Una se n'è andata alle Bermude, l'altra se n'è andata non so dove, loro si divertono e paga, chi paga? Ma è venuto fuori un certo Tulliani, pare che paga tutto lui, non so dove sta, in America, in Brasile, non lo so. Comunque qui il popolo viene offeso giornalmente da queste notizie. C'è ben altro da pensare. C'è da ricostruire uno Stato, questo Stato va male, c'è da ricostruirlo. Gli indagati se ne devono andare a casa. Hanno attaccato Fini perché Fini ha avuto l'idea di parlare appena appena fatto un cenno sugli indagati. Allora loro tutti si sono ribellati, come ce l'hai con noi, ma no, vai calma, no, se non noi dove andiamo a finire? Dove andiamo a finire? Noi può darsi che dove andiamo a finire? E allora Fini super attaccato e è diventato un brutto, brutto elemento, però male male c'è chi dice se non fanno come dico io si va alle urne, si va a votare, ma quel signore ha chiesto al popolo ma vuole andare a votare, può darsi che se va a votare questa volta li manda tutti a quel paese, non si illudesse. Ognuno ha i suoi limiti, non è che il denaro forma il cervello, il denaro il cervello non lo compra, chi non ce l'ha rimane senza, e naturalmente si ricordasse sempre, chiunque si deve sempre ricordare, quello là, quello, non mi ricordo come si chiama, sta lassù, si ricordasse che per tutti c'è quello, e ho saputo ultimamente che mo c'ha, comprati il binocolo, guarda bene per vedere chi devo chiamare qui, e quindi molte volte i discorsi amari si fanno sorridendo, ma i pensionati sociali continuano a prendere 300, 400, 500 euro e devono andare avanti, devono pagare la luce, tutte quelle cose che ho già detto. Ma loro non si muovono, loro mettono mai venuto fuori, uno non so dove, nelle olio, non ho capito che vuol fare le piscine grandi, forse la piscina è piccola, ha bisogno della piscina grande. Queste sono le cose importanti per noi italiani, sapere i vari, questi vari burattini cosa fanno, come vengono manovrati. Ma loro non se ne sono accorti, sono i burattini di loro stessi. La loro coscienza è il vero burattinaio che li tiene così. Muovetevi come dico io, fate come dico io. Beh, a tutti quelli che si trovano, soprattutto ai pensionati sociali, che Dio vi dia lunga vita.